vi aspettate che chieda scusa al pubblico perché sarebbe una presa in giro. Sì, ci sarebbe da farlo, se volete lo faccio, ma è una clausola di stile. La verità è che questo è un richiamo pubblico, pubblico, alla squadra, squadra inteso a tutti coloro che ci mettono mano, alle loro responsabilità. Io, e quando dico io, intendo la società, la proprietà di tutti quanti, come tutti sapete, abbiamo fatto i salti mortali, anche sul piano economico, per allestire una squadra che non dovesse né stravincere il campionato né vincere il campionato, ma che fosse in condizioni di stare dignitosamente alla pari con tutti. Questa squadra alla pari con tutti non ci sta, perché non ci sta con la testa. Avevo chiesto in settimana una battaglia, che fosse la Viola a scala la battaglia. Manco per il cazzo! Manco per il cazzo! Una squadra di fighette io non la voglio, non ci serve. Una squadra che rientra nel spogliatoio, fa 16 a 37 il parziale in casa contro Latina, alla quale mancavano, a noi mancava Freeman, alla quale mancavano due signori giocatori, è inaccettabile. Quindi, siccome la società tutta, la proprietà, il management non ha, ve lo garantisco, nulla da rimproverarsi, nulla, nulla. E questi signori sono stati cercati, coccolati, corteggiati, ingaggiati, pagati. E allora o si adeguano rispetto al conto in banca che hanno e che continuano ad avere da domani, perché è 1° novembre, forse, forse da domani, forse, o possono andare via fuori dai coglioni tutti quanti. Non è ammissibile che la gente esca di casa con questo tempaccio per venire a vedere queste partite. Non è ammissibile. Non è ammissibile. Si può perdere come si vuole, non in questo modo. Non in questo modo, non in casa, non dopo la partita di Fiorentino. Non è possibile questa cosa. In disamine tecniche non entro, perché io sono quello che di pallacanestro non capisce niente. Però capisco di uomini. E ne ho visti pochissimi in campo uomini. Quindi, questo è il messaggio che pubblicamente mando alla squadra, visto che quello mandato privatamente non è arrivato. Io ho finito. Avete domande? È difficile poter commentare una partita che non c'è mai stata, no? No Valerio, peggio ancora, perché a tratti c'è stata. E questo mi fa ancora più incazzare. Volevo sapere, visto che nelle settimane scorse era travelato un certo malumore anche da parte del pubblico, soprattutto nelle scelte che venivano fatte rispetto ai singoli giocatori. La curva oggi si è espressa in maniera molto chiara, no? Vogliamo 10 Luso in campo, eppure probabilmente sto ragazzo che è l'unico che ci metteranno. No Valerio, ti interrompo perché sulle scelte tecniche proprio neanche lontanamente ci sto parlando di un altro aspetto, le scelte tecniche le discutiamo con di farlo per interposta persona. Dicevo, il fatto che il pubblico si sia espresso in questi, la curva, che è l'anima di gioco, quella più tollerante paradossalmente, proprio quella Viola, è sempre stata tollerante. Vuol dire che la curva? I 10 Luso. Vuol dire una cosa precisa, vuol dire. Vuol dire una cosa precisa. Vuol dire che evidentemente ha visto il campo delle fighette, come diceva il buon Zordi, te lo ricordi Tolino? Diceva delle fighette. Delle fighette, perché ti ripeto, contro Latina, squadra dignitosa, buona, senza due buoni importanti, prendere 16 a 37 in casa negli ultimi due parziali vuol dire che in campo ci sono delle fighette. Che prendano esempio i nostri giocatori dalla femminile, che prendano esempio i nostri giocatori dalle carrozzine, venissero a vedersi un allenamento loro, venissero a vederselo, e poi ne parliamo. Meglio che chiudo qua, va?